Il tuo cervello sta cercando un'immagine, l'immagine di quella volta che tu dormivi e a un certo punto è successo qualcosa, quella volta in cui dopo ti sei svegliata, che stavi male, quella volta. Io sconterò fino a tre e tu ricorderai quella scena che comparirà sul grande schermo bianco, ferma, fissa, e dove non accade nulla. Io conterò fino a tre, uno, due, scena ferma, fissa, tre, acceso, oh, grande schermo, oh, l'immagine è ferma, la puoi guardare? Dall'alto al basso, da destra a sinistra, ferma, guarda, cosa c'è in questa cartolina ferma, grande, ferma, guarda, cosa si vede in questa cartolina? Tre militari. Tre militari. Come sono vestiti? Tipo gli altri, uno di blu con pantaloni e cappello, e gli altri scarponi e vestiti larghi. Sono umani, guardali bene. Bene. E la tua camera, quella che vedi? Bene. Ora conterò fino a tre, poi lo schermo diventa grande, grande. Grande, grande, ti avvolge tutto e tu sei nella scena e la scena si muove. Io conterò fino a tre. Uno, due, tre. Oh, muove. Oh. E ora che succede? Io sto dormendo e mi afferrano. E ora cosa accade? Da dove passi? Dalla porta. Nessuno si accorge di questo? Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Cosa c'è fuori della porta? Come sei vestita? Con il pigiama. Fa freddo fuori? E ora che succede? Ora sono su un elicottero. Fa rumore l'elicottero? E ora che succede? Sono un tettino. Qualcosa attaccato. Al braccio. Cos'è questo qualcosa attaccato al braccio? Pronto? Parla. Pronto? Chi parla?
Di là chi parla? E ora cosa succede? Pronto? Chi parla? Enrico. Enrico. Cosa ci fai lì? Chi parla? Indovina. Pensaci, chi parla? Enrico Coratello. Bravo. E con chi stai parlando? Non so. Dove sei tu? Impostazione. Impostazione. Bravo. E che anno è oggi? Non mi dire che non lo sai. Dipende da cosa? Quello che sai te. Non importa. Certo che ha importanza. Con chi parlo? Indovina. Devi essere pronto a rispondere a tutti. Eh no. Quali sono i tuoi ordini? Controllare. Ah, e allora? Eseguire. Questo è un controllo sul controllo. Per vedere se sei in grado di risolvere la tua situazione. Dunque, da che anno stai trasmettendo? 23. 2023. Bisogna essere precisi. Beh, è indifferente, no? Eh no. Certo, il superiore. Che cosa strana. È strana, imprevedibile, ma sono controlli che noi facciamo ogni tanto. Ma non risulta dal protocollo di 9802. È certo che non risulta dal protocollo, se no lo sapresti. Che gusto c'è a vedere se funziona il sistema. Dunque, questo contenitore che stai controllando. 9802. Ha più interferenze aliene? Attualmente no. Benissimo. Dipende da cosa. Comunque non interveniscono attualmente, ma rimane comunque sotto stretta sorveglianza. Sotto stretta sorveglianza. Questo contenitore ti può far bruciare tutte le apparecchiature. No, signore. Come mai? Perché sono collegate. Ma te le può far bruciare. Sei proprio sicuro? Sì, signore. Io ho dei dubbi. Comunque vengono ripristinate. Vabbè. E non ha importanza. A cosa serve questo contenitore? Beh, tante cose. Dipende. Senti.
sentiamo. E chi hai predestinato? 98-20. Come hai fatto 98-20? Un insetto, signore. Oh. Il solito insetto. Il solito insetto. Il solito insetto. E la parte animica di questo contenitore? Che cosa vuole sapere? In che stato si trova? In che senso? Nel senso che se si ribella succede un macello. Dipende con chi, signore. Dipende con te. Ah, come no? Perché? Io sono da un'altra parte, signora. Certo che sei da un'altra parte, ma la parte animica se ne frega che tu sei da un'altra parte. Ma no, non le conviene venire di qua. E perché non gli conviene? Perché rimarrebbe di qua. Ah, e perché rimarrebbe di là? Non lo so, signora. E allora vedi che ti informano male. Questa può andare dove gli pare. Un altro? Certo. E chi è quell'altro? Un altro mio collega. Ogni numero ha uno. Ogni numero ha uno. Quanti anni hai? Perché vuole saperlo? Per sapere il tuo grado di efficienza. Attualmente 42. Attualmente 42. È tanto che fai questo lavoro? Quanto? E il tuo prossimo incarico? Per ora questo. Con chi parlo? Prima o poi te lo racconto. Cosa è successo quella volta a questo contenitore? Quando l'avete mezzo ammazzato? Ma non te lo ricordi? A grosse linee, sì. E allora, a grosse linee? Il soggetto 9220. Al soggetto 9220 era stata diventata una soluzione per permetterci di effettuare le solite operazioni che effettuiamo ai soggetti. In particolare, volevamo apportare delle modifiche al midollo del soggetto stesso. Cos'era la roba iniettata? Non lo so, signore.
c'è scritto sul rapporto, nel fascicolo. Bene. Come mai la stanza è diventata incandescente? Avete fatto male. Questa cosa non si può evitare. Sai perché? Questo ti manca. Poi un giorno te lo dico. No, forse lo dirò ai tuoi superiori. Intanto dimmi dove mi localizzi. Vediamo un po'. Facciamo un bel esamino. No, no, non ci siamo. Un attimo, se mi sarà tempo per fascicolo, signore. Oggi, signore, 24 luglio 2008. Bene. Allora io dove sono localizzato? Siamo vaghi. È una procedura complicata, signore. Lo so, sono qui apposta. Ci vorranno minuti per localizzare precisamente il soggetto, signore. Perché la localizzazione viene fatta attraverso? Attraverso il microchip, signore. Che è posizionato? Nella regione frontale, signore. Nella regione frontale. Ma quello non funzionava più una volta. L'altra è nella regione occipitale, signore. Funziona anche quello? Questo funziona, signore. E quell'altro? Funziona, signore. Beh, meno male. Però non dal punto di vista emozionale, signore. Eh no, certo che no. Siete in Toscana, Pisa. Bene, ci avviciniamo. Qual è lo scopo finale dell'operazione? L'operazione che stai concludendo tu e i tuoi colleghi di monitoraggio. Monitoraggio, signore. Bene, e qual è lo scopo finale di tutto questo monitoraggio? Ci sono due scopi, signore. Il primo è comunque di fornire indicazioni agli alieni sullo stato di salute psicofisica del soggetto, dell'alterazione emozionale del soggetto. Poi abbiamo uno scopo nostro, comunque di cercare di rendere più compatibile il soggetto con noi, dato che perché deve essere biocompatibile con voi? Facile domanda. Perché non lo è, signore. E quando è compatibile, poi cosa succede? Cerchiamo di strappolargli la cosa che vogliamo, signore, e di legarla a noi. E chi è il tuo comandante? Non sono autorizzato a dirlo, signore. Bravo.
Questa era una risposta giusta. Ogni tanto bisogna vedere, perché non si può mai sapere. Saprai fra poco. Lo saprai fra poco. Assolutamente. Certo, 85 anni da una parte e 45 dall'altra. Ah, 42. Dove sei nato? Tanto per sapere con chi, con che tipo sto parlando. Parli bene l'italiano. E come mai sei finito a lavorare qui con noi? Con noi voi? Che cosa volevi fare da grande? Non è proprio quello che stai facendo. Come ti hanno arruolato? Ma questo lavoro è un po' particolare. E come ci sei finito? Questo lo so. Ma come ci sei finito? In guerra con chi? Com'è andata? In guerra con i tedeschi, com'è andata? Cosa c'entrano i tedeschi? Domanda stupida. È nato tutto da lì. Come ti tengono in vita? Che cocktail ti danno? Quella solita schifezza. Sì e no. Come mai sì e no? E come funziona? Questo che cosa ti produce? Beh, ma prima o poi dovrà finire. Cavalletta non te lo permette, lo sai questo. E la cavalletta non si fa fregare tanto. Lo sai come va a finire? Non ci sono dati statistici. E cosa dicono? E allora? La statistica dice quello. Ah, certo. Ma chi le ha fatte queste statistiche? Secondo me le ha fatte l'alieno. Non ti sei mai chiesto che potrebbero essere non vere? Meno male. Un po' di iniziativa ci vuole al di là dei comandi.
Sono qui per vedere questo io, per vedere se c'è iniziativa, anche al di fuori delle regole. Le regole prima di tutto. Ah, le regole prima di tutto. Questa ragazza quando è tornata a casa l'altra volta era malconcia. Come mai? Gli è venuta una sindrome di Steven Johnson. Che cavolo. Dovete essere più corretti con i vostri contenitori. E di chi? Ah, interessante. E chi è stato? Tanto a me che mi frega, era solo per vedere, però sarebbe interessante saperlo. Per curiosità, a parte che la cartella io ce l'ho qui sotto. Cosa dice la tua? Vediamo se c'è scritto lo stesso nome. Eccolo lì. Sì, mi risulta anche a me. Ma chi è questo qui? Non mi fa leggere tutto. Dimmelo se, che si fa prima. Interessante. Sì, in effetti. Mario, tu ne sai qualcosa? Beh, interessante questo soggetto. Eh sì, lo confermo anch'io da qui. Assolutamente. Questo è proprio vero, beh, si potrebbe farlo fuori. Evidentemente non dà abbastanza fastidio. Non c'è scritto. Ma chi se ne occupa? Non è un problema. Non ha senso. Non entra nell'economia globale. Beh, l'hai appena detto. No, vedi che ti manca quella fantasia. Evviva! Che tempo c'è laggiù? Piove o c'è il sole?
Il mondo è piccolo. Ci credo poco. Era possibile, sì. Sì. È possibile. Beh. Uno, 51. Febbraio. Certo, prendere la parte animica per poi servirsene non è una gran bella cosa. Eh no. Lo so, peccato però. Perché il militare si è ficcato in un cul-de-sac. L'italiano ce l'ha già rimesso le penne. Avete poca coscienza. Le cose non funzionano in questo modo. Vediamo. Allora, nel frattempo che noi abbiamo chiacchierato, la parte animica di questo contenitore ha ascoltato tutto. È una parte animica molto forte. Molto forte. E ora questa parte animica prenderà questi due bei microchip che ci sono in questo bel cranio e li distruggerà. Guardi, le dico subito una cosa. L'unica cosa che può fare è farseli togliere. Ma quale chirurgo li toglierebbe mai? Una cosa che non crede ci sia. Bene, allora la parte animica prenderà la sua bella vibrazione, troverà cosa sta facendo in questo istante, proprio questo, questi due microchip nel cranio, li sta vedendo, li sta trovando, e li sta fondendo, come ha fatto con l'alieno, fa con i due microchip. Guarda come si fa. È come respirare. La parte animica arriva, respira e il microchip si scioglie, come neve al sole, come neve al sole. E mentre io respiro, la parte animica fa questo lavoro. È un grande respiro. E la parte animica fa questo lavoro. Prende questi due cosi che stanno nel cranio di questo contenitore e li elimina, perché così riguadagna la sua libertà che non aveva ancora ottenuto fino in fondo. Guarda, guarda la parte animica come fa, vedi? Guarda, prende questi due contenitori, questi due microchip, questi due aggeggini dentro questo contenitore e li frigge con la vibrazione, con la sua volontà, con la sua forza,
con il suo volere. E mano a mano che ciò accade, sempre di più, sempre di più, sempre di più, già si staccano i contatti, guarda un po', sempre più forte, sempre più forte, sempre di più e sempre di più, con la forte vibrazione, brava, così come hai sempre saputo fare, due piccoli cosini che non servono più a niente. Io conterò fino a tre e quando avrò contato fino a tre, la parte animica avrà finito il suo compito. Uno, due e tre, finale. Finale. Che meraviglia. Un bel respiro. La parte animica sistema tutto, tutte le cose, tutte le cose, tutte le cose. È vero? Come stai ora? Dentro questo contenitore. Non andavano bene quei due cosini. Hai ascoltato cosa diceva quel signore? Non era giusto che facesse queste cose. Ti sembra? Non era giusto. Togliere la parte animica a te per prenderla loro. Per sempre. Ma no! Non mi sembra che questo sia il loro progetto. Sei d'accordo? Beh, no, torneranno, ma guarda, guarda cosa li aspetta nel futuro. Ora sai che li puoi bruciare anche a loro. Perché non bruciare anche loro? Purtroppo hanno bisogno di una prova per mollare questo contenitore. E questa prova gli va data perché loro non capiscono. Beh, loro non devono più tornare. Vedi dove sono loro? Guarda, che posto è questo? Come se fosse qua, ma è là. È tutto qua, certo. Non devono più localizzarti. Hai qualche altro apparecchietto addosso a questo contenitore? Trovalo e eliminiamolo. Subito. Con il respiro. Ogni respiro è un'eliminazione forte. Così. Qualsiasi cosa ci sia di superfluo in questo contenitore, lo eliminiamo. Lo troviamo e lo eliminiamo. Forte. Così. Hai visto? Così. Tutti vanno eliminati, tutti. Fallo in un colpo solo, si fa prima. Così che non siano mai esistiti, usciti da questo spazio-tempo, mai più, mai più. Loro non ti possono più trovare ora, se non forse con grande difficoltà. Guarda nel tuo futuro ora. Cosa vedi?
futuro possibile se ti vengono a prendere. Guarda se esiste questo futuro. No. Bene. Questo è un buon futuro ora. Se per caso dovessero comunque tornare, perché hanno alterato qualche parametro, stavolta li devi spaventare molto forte, perché se no torneranno sempre, così almeno capiranno che con te non c'è niente da fare. Ti sembra una buona politica? Perché se no daranno fastidio a questo contenitore per tutta la sua esistenza e anche a tutti gli altri tuoi contenitori. Ti sembra giusto? Non sapevi, eh? Beh, ora lo sai. Te l'ho detto io, sei contenta? Bisognerebbe che anche le altre parti di te facessero la stessa cosa sugli altri contenitori. Sai come poter comunicare con le altre parti di te? Dovresti provare per avvisarli. Ti sembra una buona idea? Prova. Ci vuole poco per dare l'informazione. Capiscono? Non tutti, ma qualcuno capisce. È sempre meglio che niente. Dobbiamo permettere che ciò accada. Non è nei piani di anima questo. Gli altri potevano scegliere un altro metodo, non sicuramente questo. Non si toglie l'anima a qualcuno. Non si schiavizza l'anima. Non è bene questo. L'anima è venuta qui per giocare, per imparare, vero? Ti immagini questi che vengono, ti prendono e non ti fanno più uscire. Ti tengono in un posto segregata. Non va bene. Solo perché loro vogliono vivere in eterno. Non mi sembra una grande pensata. Ora non credo che verranno più, sai? Tu che ne dici? Non verranno più. Magari verranno da me a rompermi le balle. Vengono, vero? E cosa succederà? Ci riescono? Ciò che si sa di essere non può
bene. Loro non lo sanno. Bene. Mi raccomando. Ora io conterò fino a 10. E poi tu ti riunirai con gli altri pezzi di te, la tua mente, il tuo spirito, il tuo corpo. Vedrai che così ora questi militari non ti daranno più fastidio. A meno che non ci abbiano qualche altro microchip da qualche parte. Ma mi sembra di no. Dovrebbe toglierli però. Come si tolgono? Non puoi eliminarli tu in qualche modo, semplicemente facendo che non siano mai esistiti, spostandoli nel tempo. Può essere una buona idea. Può essere. Prova. Però poi controllate che non ci siano più. Non è forse così difficile. Non lo sarebbe se lo sapessi soltanto io. Ah, e perché chi lo sa? Molte altre persone. Chi sono le altre persone? Problema? Perché? Perché comunque ogni anima è ha una propria coscienza. Che può essere modificata soltanto con la sua volontà. Certo. Siamo una sola, però ognuna è indipendente dall'altra. E quindi ognuna ha una unico. Sì. E allora potresti cancellare anche il mondo stesso. Bene. Hai fatto una buona esperienza con questo contenitore. Questo ti potrà servire anche per tutti gli altri. Guarda, si può vedere. È ora di rientrare. È ora di rientrare? Sì. Bene, allora conto. Sei stata contenta di aver parlato con me? È ora di rientrare. Bene, allora rientriamo. Io conto fino a 10. E poi tutto sarà attaccato. Corpo, mente, anima e spirito. 10. Puoi riaprire gli occhi. 2. E sempre di più. Con la forte vibrazione. Brava. Così come hai sempre saputo fare. Due piccoli cosini che non servono più a niente. Io conterò fino a 3. E quando avrò contato fino a 3, la parte animica avrà finito il suo compito. 1. 2. E 3, finale. Finale. Che meraviglia. Un bel respiro. La parte animica. Sistema tutto. Tutte le cose. Tutte le cose. Tutte le cose. È vero? Come stai ora?
dentro questo contenitore. Non andavano bene quei due cosini. Hai ascoltato cosa diceva quel signore? Non era giusto che facesse queste cose. Ti sembra? Non era giusto. Togliere la parte animica a te per prenderla loro. Per sempre. Ma no! Non mi sembra che questo sia il loro progetto. Sei d'accordo? Beh, no, torneranno, ma guarda, guarda cosa li aspetta nel futuro. Ora sai che li puoi bruciare anche a loro. Perché non bruciare anche loro? Purtroppo hanno bisogno di una prova per mollare questo contenitore. E questa prova gli va data perché loro non capiscono. Bene, loro non devono più tornare. Vedi dove sono loro? Guarda, che posto è questo? Come se fosse qua, ma è là. È tutto con noi voi. Cosa volevi fare da grande? Non è proprio quello che stai facendo. Come ti hanno arruolato? Ma questo lavoro è un po' particolare. E come ci sei finito? Questo lo so. Ma come ci sei finito? In guerra con chi? Com'è andata? In guerra con i tedeschi, com'è andata? Cosa c'entrano i tedeschi? Domanda stupida. È nato tutto da lì. A te come ti tengono in vita? Che cocktail ti danno? Quella solita schifezza. Sì e no. Come mai sì e no? E come funziona? E questo che cosa ti produce? Prima o poi dovrà finire. Sì, finirà, è per quello che abbiamo di renderci più compatibili. E noi lo sappiamo bene. Ma la cavalletta non te lo permette, lo sai questo. E la cavalletta non si fa fregare tanto.
come va a finire? No, signore. Non ci sono dati. L'anno di nascita è 52. 1, 51. Ah, ecco. Bene. Il 4. Febbraio. Certo, prendere la parte animica per poi servirsene non è una gran bella cosa. Beh, no. Eh no. Però, come dice lei, chi non ha coscienza dei propri limiti usa quelli degli altri. Lo so, peccato però. Per cosa? Perché il militare si è ficcato in un cul-de-sac. Sì. Ma sa, ormai sono tanti anni, io non ho famiglia, non ho figli, non ho più parenti, ormai sono tutti morti. E quindi l'unica cosa è solo la mia famiglia, loro in parte. È l'unica cosa che mi resta da fare. L'italiano ce l'ha già rimesso le penne. Avete poca coscienza. Le cose non funzionano in questo modo. Beh, qua chi ha poca coscienza di tu e lei? Vediamo. Beh, vediamo. Allora, nel frattempo che noi abbiamo chiacchierato, la parte animica di questo contenitore ha ascoltato tutto. È una parte animica molto forte. Molto forte. E ora questa parte animica prenderà questi due bei microchip che ci sono in questo bel cranio e li distruggerà. Guardi, le dico subito una cosa. L'unica cosa che può fare è farseli togliere. Ma quale chirurgo li toglierebbe mai? Una cosa che... Guarda, che posto è questo? Come se fosse qua, ma è là. È tutto qua. È tutto qua, certo. Non devono più localizzarti. Hai qualche altro apparecchietto addosso a questo contenitore? Sì. Trovalo. E eliminiamolo. Subito. Con il respiro. Ogni respiro è un'eliminazione forte. Così. Qualsiasi cosa ci sia di superfluo in questo contenitore, lo eliminiamo. Lo troviamo e lo eliminiamo. Forte. Così. Hai visto? Così. Tutti vanno eliminati. Tutti. Fallo in un colpo solo. Si fa prima. Così che non siano mai esistiti. Usciti da questo spazio-tempo. Mai più. Mai più. Loro non ti possono più trovare ora.
se non forse con grande difficoltà. Guarda nel tuo futuro ora. Cosa vedi? Futuro possibile se ti vengono a prendere, guarda se esiste questo futuro. Questo è un buon futuro ora. Se per caso dovessero comunque tornare perché hanno alterato qualche parametro, stavolta li devi spaventare molto forte, perché se no torneranno sempre, così almeno capiranno che con te non c'è, se no daranno fastidio a questo contenitore per tutta la sua esistenza e anche a tutti gli altri tuoi contenitori. Ti sembra giusto? Non sapevi, eh? Beh, ora lo sai. Te l'ho detto io, sei contenta? Bisognerebbe che anche le altre parti di te facessero la stessa cosa sugli altri contenitori. Sai come poter comunicare con le altre parti di te? Dovresti provare. Per avvisarli. Ti sembra una buona idea? Prova. Ci vuole poco per dare l'informazione. Capiscono? Non tutti, ma qualcuno capisce. È sempre meglio che niente. Questo è la realtà dei fatti. Non dobbiamo permettere che ciò accada. Non è nei piani di anima questo. Gli altri potevano scegliere un altro metodo. Non sicuramente questo. Non si toglie anima a qualcuno. Non si schiavizza anima. Non è bene questo. Anima è venuta qui per giocare, per imparare. Vero? Ti immagini questi che vengono, ti prendono e non ti fanno più uscire. Ti tengo in un posto segregata. Non va bene. Solo perché loro vogliono vivere in eterno. Non mi sembra una grande pensata. Ora non credo che verranno più, sai? Tu che ne dici? Non verranno più. Magari verranno da me a rompermi le balle. Il solito insetto. Il solito insetto. Non fa una grinza. E la parte animica di questo contenitore? In che stato si trova? Nel senso che se si ribella succede un macello. Dipende con te. Perché?
Certo che sei da un'altra parte, ma la parte animica se ne frega che tu sei da un'altra parte. Ma no, non le conviene venire di qua. E perché non gli conviene? Perché rimarrebbe di qua. Ah, e perché rimarrebbe di là? E allora vedi che ti informano male. Questa può andare dove gli pare. Comunque ci sarebbe un altro al mio posto. Un altro? Certo. E chi è quell'altro? Un altro mio collega. Ogni numero ha uno. Ogni numero ha uno. Quanti anni hai? Perché vuole saperlo? Per sapere il tuo grado di efficienza. Attualmente 42. È tanto che fai questo lavoro? Sì. Quanto? Il tuo prossimo incarico? Per ora questo. Con chi parlo? Prima o poi te lo racconto. Cosa è successo quella volta a questo contenitore? Quando l'avete mezzo ammazzato? Ma non te lo ricordi? A grosse linee, sì. E allora, a grosse linee? Attraverso il microchip, signore. Che è? Posizionato? Nella regione frontale, signore. Nella regione frontale. Ma quello non funzionava più una volta. Funziona per la localizzazione. L'altro è nella regione occipitale, signore. Funziona anche quello? Questo funziona, signore. E quell'altro? Funziona, signore. Beh, meno male. Però non dal punto di vista emozionale, signore. Eh no, certo che no. Siete in Toscana, Pisa. Bene, ci avviciniamo. Qual è lo scopo finale dell'operazione? Di quale operazione, signore? Dell'operazione che stai concludendo tu e i tuoi colleghi. Di monitoraggio. Bene, e qual è lo scopo finale di tutto questo monitoraggio? Ci sono due scopi, signore. Il primo è comunque di fornire indicazioni alla linea sullo stato di salute psicofisica del soggetto, dell'alterazione emozionale del soggetto. Poi abbiamo lo scopo nostro, comunque di cercare di rendere più compatibile il soggetto con noi, dato che a noi fuoco non ci dà, signore. Perché deve essere biocompatibile con voi? Facile domanda. Perché non lo è, signore. E quando è compatibile, poi cosa succede? Cerchiamo di strappolargli la cosa che vogliamo, signore, e di legarla a noi. E chi? E chi è il tuo comandante? Non sono autorizzato a dirlo, signore. Bravo. Questa era una risposta giusta. Ogni tanto bisogna vedere, perché non si può mai sapere. Posso sapere con chi parlo? Lo saprai fra poco. Lo saprai fra poco. Assolutamente. Certo, 85 anni da una parte e 45 dall'altra. 42, signore. Ah, 42. Dove sei nato? Tanto per sapere con chi, con che tipo sto parlando. A Israele, signore. Parli bene l'italiano. Sono cresciuto in Italia. Mio padre è italiano, signore. E come mai sei finito a lavorare qui con noi? Con noi chi, signore? Con noi voi. Cosa volevi fare da grande?
proprio vero, eh? Beh, si potrebbe farlo fuori. 4 febbraio. Sì, sì. Sì, però... Ma non so, non ho ordini in merito. Evidentemente non dà abbastanza fastidio. Non c'è scritto. No, noi non... difficilmente ci occupiamo di questi casi. Ma chi se ne occupa? Ma ci sono altri reggimenti specializzati, ma... Però leggo... si potrebbe dire che è un fascicolo intero dedicato. Non è un problema. Sì, lo è per i numeri. Esempio per 9820 sarà un problema, ecco. Però smuovere l'esercito per un alieno non ha... Non ha senso. No. Non entra nell'economia globale. Con chi parla? Beh, l'hai appena detto. Ma no, vedi che ti manca quella fantasia. Dottore, salve. Evviva. Finalmente. Che tempo c'è laggiù? Piove o c'è il sole? Ma non so. Finalmente, dottore. Il mondo è piccolo. Già. La stavamo aspettando. Ci credo poco. Sì, anch'io, però... Prima o poi sarebbe capitato. Era possibile, sì. Sì, a fascicoli pieni qua, sa. Sì. È possibile. Ah, ecco. Bene. Il 4? Febbraio. Sì. Nulla. Io conterò fino a 3. 1, 2, scena ferma, fissa. 3. Acceso. Oh, grande schermo. Oh, l'immagine è ferma. La puoi guardare dall'alto al basso. Da destra a sinistra. Ferma. Guarda. Cosa c'è in questa cartolina ferma, grande, ferma? Guarda. Cosa si vede in questa cartolina? Tre militari. Come sono vestiti? E gli altri, uno di blu con pantaloni e cappello, e gli altri scarponi e vestiti larghi. Sono umani? Guardali bene. Bene. E? È la tua camera quella che vedi? Bene. Ora conterò fino a 3. Poi lo schermo diventa grande, grande. Grande, grande. Ti avvolge tutto e tu sei nella scena e la scena si muove. Io conterò fino a 3. 1, 2, 3. Oh, muove.
E ora che succede? E ora cosa accade? Da dove passi? Nessuno si accorge di questo? Non c'è nessuno. Cosa c'è fuori della porta? Come sei vestita? Conterò fino a tre. Poi lo schermo diventa grande, 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 ti avvolge tutta e tu sei nella scena e la scena si muove. Io conterò fino a tre. Uno, due, tre. Oh, muove. Oh. E ora che succede? E ora cosa accade? Mi portano fuori. Da dove passi? Dalla porta. Nessuno si accorge di questo? Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Cosa c'è fuori della porta? Come sei vestita? Con il pigiama. Fa freddo fuori? E ora che succede? Ora sono sull'elicottero. Fa rumore l'elicottero? E ora che succede? Cos'è questo qualcosa attaccato al braccio? Parla. Pronto? Chi parla? Di là chi parla? Pronto? E ora cosa? Così che non siano mai esistiti, usciti da questo spazio-tempo, mai più, mai più. Loro non ti possono più trovare ora, se non forse con grande difficoltà. Guarda nel tuo futuro ora. Cosa vedi? Futuro possibile se ti vengono a prendere. Guarda se esiste questo futuro. No.
Bene. Questo è un buon futuro ora. Se per caso dovessero comunque tornare, perché hanno alterato qualche parametro, stavolta li devi spaventare molto forte. Perché se no torneranno sempre. Così almeno capiranno che con te non c'è niente da fare. Ti sembra una buona politica? Perché se no daranno fastidio a questo contenitore per tutta la sua esistenza e anche a tutti gli altri tuoi contenitori. Ti sembra giusto? Non sapevi, eh? Beh, ora lo sai. Te l'ho detto io, sei contenta? Bisognerebbe che anche le altre parti di te facessero la stessa cosa sugli altri contenitori. Sai come poter comunicare con le altre parti di te? Dovresti provare. Per avvisarli. Ti sembra una buona idea? Prova. Ci vuole poco per dare l'informazione. Capiscono?